Buonasera a tutti, ti ho smutato. Buonasera smu a tutti, io <ride> okay. mi ero smutato. <ride> Perfetto, buonasera ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Stasera di giovedì sera, eh, dopo aver fatto qualche giornata di domenica, andiamo di giovedì. Come stai Rodolfo? Abbastanza bene, abbastanza bene. Stasera sono contento che finalmente parliamo di musica. Perché proprio, sempre questi strumenti, questi strumenti. Adesso parliamo del, del, dell'oggetto, dell'essere, sì, sai? ma in, infatti, io stasera <ride> proprio, ho deciso di mettermi così, rilassarmi e proprio godermela stasera. Stasera esatto. Però sono due ospiti espertissimi, e quindi ci sarà da, da imparare un sacco di cose stasera. Direi. Me. Un sacco direi. Di Direi, direi, ragazzi, facciamo le solite comunicazioni di rito. Allora, ovviamente seguiteci, se non ci seguite Leonardo Toro, Rodolfo Capoderosa con chitarra in corso. Eh, vediamo dai video che veramente li state vedendo parecchio, però non vi siete iscritti, quindi iscrivetevi per, per noi è veramente molto importante. Like come se piovessero sulle nostre pagine, commenti, lasciate tutti i commenti, insomma, poi se avete domande le faremo ai nostri ospiti. Chat. Per... assolutamente vedo che già arrivano i primi amici vince uh, simone bene bando alle ciance che dici facciamo entrare secondo me li dobbiamo fare entrare sì. sì. direi sì. proprio di sì signore signori vince carpentieri carpentieri e salvatore pagano ma buonasera, buonasera ragazzi buonasera. Buonasera. buonasera a tutti bene bene che piacere Beh. essere qui soprattutto tra amici Ah sì, ma eh, ma... Proprio sì, proprio rilassato, guarda che rilass rilassamento stasera, vedi? è meraviglioso. Le, Beh, io... le birre che le, che, le, che le ha portate le birre, Sal eh... salvo tu, Niente, no, tu hai bevuto tutte e tu da solo. Eh, ma bene. che hanno già dato, ragazzi. <ride> sono in versione un po' robotica stasera, abbiamo un po' litigato con videocamere, con nessuno, ah, ma L'importante <ride> è esserci, poi voglio dire, puoi, ti puoi anche frizzare e, e c'è la maglietta e quindi io sono già... E sono, già pagato, sono soddisfatto così, sì 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 la prossima volta metto quella di West Montgomery guarda proprio per darti fastidio Leo cioè, no 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 queste <ride> cose brutte no no grazie no 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 non no, ne mangio non ne <ride> mangio allora ragazzi quindi direttina interessante stasera Uh, Ma cerchiamo parli... niente. Io ho mangiato la pizza stasera fatta no, in no. casa. Non so. Ho mandato anche le foto prima nella prediretta. peraltro te che hai mangiato. Non so. Hai capito, <ride> hai io, fatto... io mi sa che mangio in diretta, ragazzi. Stasera sì. che sono affamatissimo. Ho fatto finta di non vedere, non veda. Veda. ci farei finta di non detto. vedere. Io non ho mangiato ancora. Beh, oh, siamo sulla stessa barca, però hai bevuto prima. Eh, lo sappiamo. Quindi. Non mischio mai, io mangio bene, e quindi, ah, certo. quindi, quindi sono fortunato. Salvo, tu hai modo di a, a alzarti poco a poco di volume per caso? Sì, 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 sì. sì, 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 sì. Ok. Eh, dovete fare come ho fatto io l'altra volta. Che Fanny di nascosto è entrata e mi ha lasciato lì nell'angolo l'acqua per l'ultima diretta con Marco. Sì, sì, decisamente okay. sì. Sì. Guarda, ti, confesso, ti confesso una cosa, io quando faccio le caffè gem, soprattutto... quadri gli ospiti per mangiare. Durante le... Cioè, quando mando la gem delle persone, ne approfitto per bere o per mangiare, Giusto, <ride> Certo. <ride> quindi, quindi, non, non è che non ne hai una, una portata di bene. mano da, da, da mandare in anteprima, no? Che spettacolo. <ride> che spettacolo. Bene, raga, allora, di che parliamo stasera? Stasera beh intanto io direi eh, parlerei di come è nata un po' sta diretta no? Eh, con Rodolfo abbiamo parlato abbiamo discusso sul fatto che spesso ci focalizziamo sul prodotto, sul chitarrista eh, su, su una determinata esperienza però diciamo poi non ci concentriamo effettivamente sulla musica sull'evoluzione della musica poi diciamo l'assist me l'ha dato vince devo dire che una sera a cena in un, nel locale di cui parlavamo prima, che ha, ha chiuso, <ride> ha detto: Ma perché non facciamo una diretta dove parliamo? Basta con le solite. Parliamo di musica, parliamo di come la musica si evolve. Lasciamoci indietro i classici. Infatti, l'abbiamo chiamata Hendrix è morto. Basta, cioè, sì, bello. Facciamoci una ragione, <ride> figo. Sono passati un po' di anni ormai. Giusto. Evolviamo, sì. giusto? <ride> e quindi niente, siamo qui. Sotto i punti. siamo qui... Siamo <ride> qui per questo, siamo qui per questo. Che dici, Salvo, vuoi iniziare tu una piccola introduzione? Qualcosa come... Sì. Eh, diciamo sul fatto che molto spesso siamo legati alla musica di quando eravamo ragazzi, sostanzialmente, no? Io prima mi sono un pochettino documentato, c'è un fenomeno che si chiama Reminiscence Bump che è praticamente quell'effetto che, eh, que che tutte quelle esperienze che hai quando hai tra i 15 e i 30 anni, che siccome sono le prime esperienze, si infilano nella testa e non escono più, no? quindi eh, tra le esperienze ci sono proprio anche i primi ascolti, no? e, e, e quindi sono quelle, que quegli amori adolescenziali che poi ti rimangono e non riesci a levarli via, per dire io, zio Osborne. Chi, chi mi segue lo sa, per me è, è, è giornaliero l'ascolto, no? Però a volte sento che mh, mi piacerebbe andare oltre su determinate cose. Come si fa, Salvo? No, allora, eh, parto da quello che hai detto tu. Eh, diciamo che io, ci sono vari motivi di questa cosa. Un motivo è generazionale ed è banale dirlo, no? Ogni generazione precedente pensa... Che quello che ascolta, ma non solo musicalmente, pensiamo, ma qualunque altra cosa, eh, quella successiva o quelle successive, siano di minore importanza, di minore entità, di minore qualità. E questa è una cosa che ha, più o meno c'è stato sempre, no? E, sì. Genitori, nonni, ora noi, eccetera, eccetera. Poi per quanto riguarda la nostra generazione, quindi diciamo mettiamo un po' larghina eh, da quelli che hanno adesso dai 35 ai 45 50 diciamo ecco questa questa generazione eh sì. qua ha attraversato per tutto un periodo ha ereditato un periodo molto importante ha attraversato un periodo molto importante ha attraversato un periodo tra l'altro di eh, grande mitizzazione, di grande mh, spettacolarizzazione di qualsiasi cosa anche il periodo massimo del pensiamo agli Stati Uniti gli anni Ottanta quello che è stato l'esplosione insomma di questa concezione insomma un po del, del, del pop in senso lato non pop musicale in senso del, sì, sì. proprio quello che è, la, che è lo, lo stile di vita no quello che, a cui tu ambisci noi siamo sempre stati un po verso verso quella sponda là e, e tutto questo fa sì che ovviamente consideriamo quello che noi abbiamo vissuto uh, come la punta massima e tutto quello che c'è oggi come uh, a merda scusate tanto si possono dire parolacce ma si sì. eh, oh, no, possono dire assolutamente eh, eh, sì, si devono termine, termine poi insomma di cui potremmo anche discutere però eh, tu, tutto, tutto quello che c'è scusate un po' d'acqua non, non non rispecchia più noi stessi fondamentalmente a noi quello che serve è sempre un... Un'ancorina, qualcosa a cui ancorare, ancorarci per sentirci al sicuro. Questo è fondamentalmente il problema. Quindi, navighiamo tra due cose. Uno sono i dischi che ascoltiamo da sempre e che ci riportano sempre non solo la musica bella che a noi piace, ma tutta una serie di situazioni di vita che sono legate a noi. L'altra cosa è che quando andiamo ad ascoltare una musica nuova, prima di tutto andiamo a cercare sempre negli spazi o collegati agli spazi che secondo noi a noi ci piacciono. Quindi eh, difficilmente ci si... Sempre su, su, ge su quel genere là, no? Su quel genere, su quello strumento, sull'artista ispirato a, eccetera. E poi abbiamo questa gravissima, questi due gravissimi difetti, spesso. Uno di cerca sempre il capolavoro, sempre, costantemente. Deve essere sempre qualcosa migliore di quello che tu consideri essere stato il capolavoro, ma tanto l'hai già messo sul podio, quindi è, eh. è, è un paradosso, non lo potrai mai battere. Ce l'hai messo tu come primo. Seconda cosa, sempre andiamo a paragonarlo a... Questo sa, ci risento i Pink Floyd, ci risento quello, ci risento quell'altro. Cioè, dobbiamo per forza incasellarlo per, per dare a noi stessi una spiegazione di, di quello che ascoltiamo e magari ci sta piacendo. E beh, questi sono una serie di problemi che sono a prescindere. Sto andando veramente per sommicati. E poi c'è sì, il sì. problema che della enorme pigrizia. Pigrizia nel senso che non tutti sono veramente... Non so come dire appassionati di musica. Secondo. Cioè, mm, a me piace, piace molto il cinema. Ma non mi ritengo un vero appassionato di cinema. Cioè, io non vado tre volte a settimana al cinema. Non vado a vedermi tutti i film per vedere se quel regista o quella regista nuovo eh, significherà qualcosa. Non so, vado a vedere il film che mi piace. Ecco. Tanta gente fa così con la musica. Ma è giusto anche, eh? Non è che te sto facendo la colpa. Sì, sì, sì. E poi. E questa gente fa fatica perché non, non ha. Uh, nel tempo che ha nella giornata, sempre più frenetica oggi di ascoltare musica già, non ha tempo di ascoltarla con attenzione che sei sempre a fare qualcos'altro. E poi non hai tempo di dar retta a migliaia c'è cioè, tantissime offerte e di districarsi in questa offerta senza una guida, eccetera. Con gli algoritmi che io continuo a dirlo, l'ho già detto in, altri, in altre dirette: non ti consigliano mai una cosa nuova che tu non mai ascoltato. Ti consigliano l'artista che potrebbe piacerti, perché hai ascoltato un altro artista che sì. potrebbe piacerti. Quindi, sì, il passi avanti con gli algoritmi non si faranno mai. Mi fermo, lascio la parola agli altri, e poi vedremo se ci sono in modi. Ci sono i modi, ovviamente. È che bisogna un attimino le levarsi un attimo il ditino e mettersi in gioco fondamentalmente, mettere in gioco i propri gusti. I propri gusti, principalmente. Io dico sempre e finisco che dieci anni fa. 12 anni fa non ascoltavo jazz, per me il jazz era, sì lo conoscevo, eccetera, adesso compro su 10 dischi e compro 9 no, jazz, probabilmente questi che vedete dietro, questa è la parte rock, ma probabilmente sarà presto in minoranza perché. l'importante è che e continui, a metterti... Gioco, eh? è che continui a metterti le magliette andando. quelle giuste. Vabbè, <ride> non, non si mette in discussione. Poi probabilmente diciamo c'è anche la velocità con cui si diffonde la musica oggi è diversa. Perché Leonardo diceva: Siamo legati a quello che ascoltavamo quando eravamo adolescenti, però io quando avevo 17 anni ascoltavo cose di 40 anni prima, ascoltavo anche Hendrix e Led le Zeppelin. Quindi ero già in ritardo quando avevo 17 anni. Comunque, secondo me c'è una questione legata pure al fatto che cioè. Consideriamo questa cosa: chi di noi era adolescente negli anni '90 ha vissuto probabilmente il periodo più bello per un certo tipo di produzioni perché uscivano in Nirvana, perché i Big Four facevano per Sins, gli Anthrax, facevano P.O.T., Metallica facevano il Black Album, i Megadeth avevano fatto Rust in Peace e gli Slayer avevano fatto Season in Diebis. Quindi per, vi parlo di metal perché io ascolto tanto metal. Mentre succedeva quella cosa, noi non ce ne accorgevamo. È successo il grunge, non ce ne siamo accorti, se non dieci anni dopo, è sì. successo il crossover. Quindi, sono usciti i Corn. Sono usciti i Linkin Park, sono usciti tutta una serie di cose. Ce ne siamo sì, eravamo fan mentre accadeva, ma la grandezza di quella cosa, noi l'abbiamo percepita dieci anni eh, dopo. dopo. È, il è, ritardo è, italiano è sempre stato abbastanza. No, ma io penso al di là del ritardo italiano, cioè sta di fatto che nel momento in cui usciva, Europeo, ti dico, stiria dei Def Leppard piuttosto che Seven Son, o, 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 insomma Seven Son, o Seven Son dei Midlands che erano più o meno contemporanei, per me erano due album meravigliosi, ma io non, non ne percepivo la grandezza, al di là del fatto che magari fossero usciti un anno prima in, in, in America o quello che sia, proprio io non ne percepivo la grandezza perché la stavo vivendo in quel momento. Uh, erano, er, e, e per questo motivo, probabilmente, e come dice Rodolfi, io ascoltavo Hendrix. Perché con la velocità con cui si trasmetteva il messaggio musicale all'epoca, quindi decisamente più lento rispetto agli anni 90, insomma, eh, è, è arrivato tardi perché ne abbiamo percepito la grandezza tardi. Ma eh, credo, che, credo, credo che oggi stia succedendo qualcosa di cui probabilmente ci renderemo conto fra dieci anni, ma magari lo ascoltiamo su Spotify, capito contestualmente a sta cosa. Quindi, come, non lo so, mi viene in mente, che ne so, uh, la, la drum and bass piuttosto che tutto il fenomeno jungle inglese, no? Accadeva all'inizio degli anni 2000, oggi abbiamo i trapper che, che, che hanno ripreso i disegni di Charleston della, de, della drum and bass. Con, con, con quasi 20 anni di ritardo 25 anni di ritardo quindi secondo me c'è proprio una, 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 una latenza nella percezione di quello che accade eh sì, sì una, una latenza è una S salvo scusami ancora sì. busta 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 sì. il gain che sei piuttosto basso rispetto a Come va Vincere. Meglio. un po' meglio riesci ancora, ah, ancora eh, voglia, sì. vai se è ancora ancora vai oh, prova prova dai decisamente oh, ok. meglio ci siamo e, sì, stavo dicendo anche una un erronea concezione del, di quello che sta fuori, tutto quello che noi ascoltiamo. Cioè, io quando, quando sento dire oggi è la musica vecchia, era più bella, beh, oggi c'è la trap. No, cioè, oggi c'è anche la trap, ma non è che mi so allora. la trap me la, me la metta con la pala in bocca. Cioè, nel senso, c'è anche tant'altra roba. oltre te la trap, non è che te, certo. te la. Poi, devi prendertela con qualcuno e prendertela col, prendetela con la trap però non mi sembra che ci sia oggi un problema musicale perché c'è la trap ecco questa cosa io non la vedo non l'ho mai vista c'è cioè, un problema ma... a livello di commercializzazione di social eccetera lì ma è un, sono altri canali cioè se uno è appassionato di musica non, non va su quella su quel tipo di flusso cioè. diciamo ma Però tu pensa, un... pensa a quanto dicevano male di, di Cobain, di Nirvana, di Garden, di Garden, ah, immediatamente sì. dopo l'air metal, no? Adesso chi segue metal eh, stima Nirvana e tutta quella corrente là, perché mentre accade è difficile che tu ne percepisca, che ne percepisca qualcosa, capito? Probabilmente la trap ci lascerà delle cose. Ma sì, guarda, sono convinto che la trap ci lascerà delle cose. Il jazz già no, no, no. viene influenzato dalla trap tantissimo, c'è cioè tutta la corrente modern jazz che è sviluppata prendendo i cambi di Drake con gli arrangiamenti trap dei, dei, dei trapper che ci suonano sopra cioè, quindi di fatto Ma... eh, poi... come Robert Glass perché hanno messo il pop ah, sì. e eh, l'elettronica comunque lui è, è uno che se ascoltate, se, chi ascolta il primo disco si rende conto che è un jazzista, un uno strumentista della madonna però Anderson Park mi viene in mente Anderson Park ah, sì. Ma poi non penso, non penso che anche diciamo, sulla trapp sia tutto, tutto cattivo diciamo certo c'è un po' una deriva italiana sul, sul fatto che deve essere droga fare soldi rivalsa sociale e basta però diciamo magari eh, non siamo più perlomeno parlo anche anche per voi, ma specialmente per me, non siamo più in quell'età in cui sai hai 18 anni, ti devi ribellare, cioè quello che una volta si faceva magari col metal, oggi si fa co con la trap, no? E i nostri genitori che ascoltavano qualcos'altro, eh, diciamo, non apprezzavano e non capivano quello che facevamo noi con quel tipo di musica lì. Quindi credo che ci sia un po' un'analogia un da questo punto di vista. Ma, ma secondo me bisogna essere aperti e basta cioè nel senso io ricordo quando è uscito il dubstep quindi sto parlando di seco, eh, seco, primo decennio cioè, scusami secondo decennio degli anni 20 de, 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 del 2000 quindi dal 2010 insomma se, se fossimo stati un pochino più aperti e io ricordo all'epoca sono andato a vedere per esempio questo concerto, concerto dico concerto insomma questo dj che lui si chiama Steve Oki che, che è uno dei dj di New York e io ho percepito in alcuni momenti la potenza, ti, si chiamavano i... facevano questa cosa con i bassi che strecciavano i bassi, non mi ricordo più il nome di, di come si chiamava quella cosa, ho percepito quella potenza molto più forte di quella di, di un muro di Marshall. Okay. Bastava oh. stare aperti, cioè bastava semplicemente stare lì ad ascoltare, e rendersi conto che per quanto quello stesse mettendo i dischi, se io mi tolgo per un attimo dal, dall'idea di non hai una chitarra in mano quindi non vali. E sono aperto. Mi rendo conto che quel concerto, che era un concerto di DJ, mi ha dato probabilmente botte in faccia, uguale a quello che mi ha dato gli Stone Sour piuttosto che Megadeth, uguale se non di più. No, ma il principio è lo stesso, cioè, nel senso, dove, come 40 anni fa si partiva con i muri di Marshall, adesso si parte con altri mezzi che sono fuori magari dalla nostra. E noi ormai abbiamo messo tanto bagaglio nel, nel nostro vissuto, no? nella nostra testa e nelle nostre orecchie, quindi si fa sicuramente più fatica ad accettare dei suoni nuovi, ma non più fatica a volte perché siamo noi a, a, a volerlo fare, ma proprio facciamo fatica perché veramente non riusciamo a volte a capirli. Oh, eh, certo. Però ecco il senso, ripeto il discorso della trap, che poi non vorrei neanche parlarne troppo io perché. A parte che c'erano le cose abbastanza discutibili anche alla mia epoca, quindi, cioè, um, figurati se la trappo, cioè, un problema io. Sì, c'era sì. Barbie Girl alla mia epoca. Non è che, che stava mm, a parlare, cioè, <ride> cioè, qui la gente mitizza la propria epoca come se fosse il concentrato di musica buona, c'era cioè, della musica buona, ma c'era una marea di merda, di che portava sì. via a, a, a cavalloni. Quindi, però sì, salvo, no, non... so, voi, che siete, siete insomma, più esperti, la percezione mia: insomma, mi direte se, se vedete anche voi questa cosa, però la percezione mia è che adesso ci sia meno varietà in quello che è il mainstream, diciamo la musica commerciale, quella che ascoltano i ragazzi di oggi, nel senso che una volta se tu aprivi MTV all'età mia passava Barbie Girl, appunto, ma poi c'era, non so, Alanis Morissette, eh, altri artisti, altre cose, Nirvana, appunto, cioè passava un pochettino di, di musica, è un po' di tutto e sì. di, di più. Oggi sembra quasi che se, sia tutto un pochettino più in una sola direzione, però è questa lui... è, una, è una mia visione. Sto parlando eh, di mainstream, eh, sì, poi sì, che no, ci io, sia. Allora, io ve ve velocissimamente poi vorrei sentire anche vincere, nel senso, secondo me in realtà c'è più varietà oggi e che c'è un mare di roba oggi. Sì. c'è un mare di roba che ti arriva istantaneamente tu non fai in tempo a districarti e non ci sono più delle guide, cioè non c'è più la televisione musicale, le radio non ne parliamo neanche, le riviste, ma chi li compra più? Sì, c'è l'online, ma insomma è, è di molto difficile, c'è tantissima offerta che. So Ripeto, arriva, bam, tutta insieme. Ogni settimana, se tu vai a vedere quello che arriva sui canali di piattaforme di streaming, che so, centinaia e centinaia di, di, di dischi, di artisti, è, ed è difficile, ed è difficile. Quindi la varietà c'è, eh sì, nessun, che nessuno te, te la prepara, nessuno ci fa la programmazione di una MTV e, e tu sei là a fruirne passivamente, però anche in maniera buona e se sai di più sei lì perso nell'oceano con la zatterina e non sai dove andare ah, quindi diciamo che oggi è più facile rimanere disorientati di fronte eh? a, a tutta questa, questa roba ma guarda la musica secondo me non è l'unico aspetto in cui oggi si resta così cioè, in, io lo vedo nell'ambito della didattica ma lo vedo anche nell'ambito di, di, di del, ti dico la cucina ok se io fossi il fitness, ah, sì. se io fossi affascinato di cucina o appassionato ecco di cucina avrei una grossa difficoltà ad avere informazioni lineari, perché c'è un'offerta in quel senso, se avessi bisogno di un personal trainer, avrei un sacco di difficoltà cercando su quelli che sono i canali di fruizione oggi, cioè penso a Instagram, penso a YouTube, così come pensare alla didattica, cioè eh di un... didattica, ci sono un miliardo di altri didatti, quindi tu non sai mai. Siamo fiscere. bombardati dalle informazioni in effetti, ma, ma questo voglio dire, voglio dire, questo sembra essere sì, sì. una condizione a cui do, dobbiamo abituarci. Cioè, il problema è siamo arrivati qui, come ci muoviamo da qui. Ci siamo piangere sul latte versato, secondo me, è, è, è anche abbastanza inutile. Il punto è che secondo me, come diceva Rodolfo, la roba, c'è la sensazione che ci sia poco. Poca musica e ci sia poca novità, c'è più bisogno di andarsela a cercare. Ma contestualmente, a questa necessità di andarsela a cercare, poi succede quello che dice Salvatore: il faro, la lanterna. Chi ce l'ha? Dove vai? Mm, eh sì. Dove va? certo. ah, però c'è tantissima roba. Io credo che ci siano moltissimi aspetti da, ah, su cui ragionare, ma lo vedo su di me nel senso che io sono un appassionato fruitore di Spotify ma anche un accanito hater di Spotify, perché da quando c'è Spotify, per quanto io possa avere tutta la musica dell'universo, io non... Ascolti mi ascolti sempre le stesse cose. E sono tutte cose vecchie, ma per un altro motivo, non, per ca non a causa di Spotify. Secondo me c'è una somma di tutte le cose che ci stiamo dicendo, io ho 40 passati, quasi 50, ok? E durante la mia giornata ho bisogno, cioè sono abituata ad ascoltare la musica, okay? che però diventa la zatterina di salvataggio nel marasma delle cose che io faccio tutti i giorni. Okay? Io ho bisogno, mentre lavoro, di sentire un certo tipo di reggae, Ho bisogno, mentre cammino, di sentire un certo tipo di metal. Non necessariamente quelle cose, ma cose che mi richiamino. Perché ho bisogno della sicurezza di cui... Parlava Salvatore. Parlavamo prima, sì. La ricerca, io ricordo all'epoca, la facevo la sera, tornavo a casa e mi mettevo a sentire il disco di Charlie Parker. Mi hanno regalato, mi sono comprato su disco, me l'hanno regalato. Aspetta, non me l'ascolto, mi metto lì con... Cambiano, è cambiata anche la nostra fascia d'età. È, di, è difficile che io, oggi, di sera, mi metto ad ascoltare un disco per sentire una frase piuttosto che per. Che per capire in che direzione sta andando il jazz o in che direzione sta andando il metal, o cose del genere, io ho bisogno della musica come conforto e quindi per questo motivo, e poi intorno a me non c'è niente che mi aiuta a dire: oh, Guarda, però ti può confortare anche Robert Glasper, guarda, ti può confortare pure i. Boh, che ne so, il, pro, il side project del tipo dei prodigi, allora, allora. capito? Quindi secondo me è una. È una è una serie di concause che, che ci mettono in questa, in, questa, in questa situazione, e non è nemmeno tanto facile districarsi, capito? Cioè, io penso che anche il me di dieci anni fa, di vent'anni fa, che si andava a cercare i dischi, che capiva, cercava, oggi avrebbe le stesse identiche difficoltà, ma non perché gli è cambiata la vita, quindi a parità di tempo libero, io avrei le stesse difficoltà perché poi c'è la concausa del fatto che Spotify non mi aiuta, che non posso fisicamente andare a cercare un disco, non, cioè mi è molto più difficile trovare un negozio di dischi oggi, paradossalmente. Eh. Sì, diciamo no, che perché... sono proprio estinti i negozi di dischi. Cioè, <ride> che... Devo dire che siamo molto fortunati a Firenze da quel punto di vista, però il resto d'Italia è, è tosta. Se esci no. dalle grandi città soprattutto, insomma, è, è tosta. Ma ah, vai, vai, vai. No, dico, su Napoli c'è ancora qualche piccolo baluardo, pure a Milano, insomma, ci stanno, ci stanno piccole cose, poche cose. Però, pure là, insomma, cioè, il discorso è lo stesso. Magari oggi mi compro un disco. E non so quando lo ascolterò. Cioè, ascoltare intendo non mettermelo di sottofondo, mettermi là sì, a sentire il rumore a... della meccanica del sassofono di Charlie Parker. Cioè, sto parlando sì. di questo tipo di gioco. Ma sai cos'è? Che ora non volevo fare veramente il boomer della situazione. Anzi, perché io poi uso tantissimo lo streaming, nonostante quello che si vede qua dietro. Cioè, io uso tutte e due le sono estremo sulle tecnologie. E, mh, però quando andavi al negozio di dischi intanto dovevi scegliere il disco se volevi un disco nuovo, ascoltare qualcosa di nuovo, non se andavi lì a comprare quello che volevi ovviamente. E io ci andavo spesso, ci vado ancora ogni tanto, c'è un mio amico un negozio di dischi jazz che si Stefano che mi diceva, guarda vorrei, ho, mi fa voglia di una voce femminile così, un genere. e lui cerca di... E spesso e volentieri cosa succedeva? Che tu quel disco l'avevi pagato, gli avevi dato un valore, te lo avevi portato a casa, lo stavi mettendo, questo vale anche per i CD, mo non facciamo i video. Sì, 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 sì. E c'era cosa che non ti convinceva all'inizio, tu ci sbattevi la testa perché cacchio io i 20.000 lire, le 20 l'ho tirato eh, fuori. Certo. Eh, Quello sì, mi ha detto sì, certo. che è bello. Adesso Beh. sullo streaming, che se hai 50 dischi nuovi, oggi, click. domani usciti, fai un hai al trentesimo secondo di una canzone. Se quella roba ti, ti non ti è piaciuta per qualche motivo, hai skippato tutto il disco. Lo, è difficile che te lo faccia. Cioè, parlo ovviamente. Non, qualcuno lo farà ovviamente. Io sì, che, no, ma così, poi. Però sì, la maggior sì. parte della gente fa così. Innesca anche quella cosa che poi, nel momento in cui hai skippato eh, il brano, non gli dai più nessuna possibilità. E qual è il valore di un click? E qual è il valore e, e, della musica? E in, e in più, chi va a fare la musica cerca di andare a fare quelle cose che sin dall'inizio ti prendano in maniera tale che. Tu continui ad ascoltarti il brano, anche se magari sì. quella cosa. Guarda, è più preoccupante, ovvio. questo <ride> perché se tu vuoi se tu vuoi cercare, cioè, se tu nella tua indole hai la ricerca, stai là, insomma, te, te, in un modo o in un altro, cambiano i mezzi, cambiano le cose, ma tu ricerchi. Il problema è quando tu la devi fare quella musica. Eh sì. Cioè, se io immagino solamente di dover scrivere uno strumentale in cui le prime otto note devono acchiappare, quello che. che, 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 che quello che mi sta ascoltando, che potenzialmente mi potrebbe ascoltare, è meglio che io non cominci nemmeno a scrivere. Ma tu dici che prima invece era diverso quando si faceva. Quando si faceva un pezzo, si faceva così tranquillo. Lo faccio perché lo sento. Poi se vende, vende chi se non vende, chi se ne frega? No, di intro di otto minuti ce ne sono un sacco. <ride> La musica ha eh. sempre voluto vendere. Sempre, sempre. La musica che è andata avanti è quella che ha sempre venduto. Perché non è che i discografici, vabbè che c'era un sistema diverso al tempo, le case discografiche erano diverse, era tutto più nobile e su questo siamo d'accordo. Ma la musica doveva la vende, per quello poi io quando parlo, mi parlo di musica commerciale, storco sempre il naso. Poi c'è cioè, musica più bella e musica più brutta, ma non è che più in te le regalavano, le zeppine te regalavano dischi e te li portavano a casa. ti è, Devi sentire la musica bella, te lo regalo perché è un'operazione umanitaria. No, per niente. Quindi se non vendevi. Se il terzo disco, il secondo disco non lo facevi manco 40 anni fa. Cioè, ah, ah, a proposito, a proposito <ride> di vendere, colgo l'occasione per salutare Francesco, e poi c'è un una, una cosa che ho visto anche io ultimamente: a proposito di algoritmi, ma le music Farm, o le Farm Room, dove centinaia di telefoni sono programmati per riprodurre in loop brani su social senza dire il nome solo perché c'è gli ascolti, Se ci praticamente ci sono. In, cioè ci sono delle stanze tipo sale server con tutti i telefoni che lanciano lo stream di un brano 30 secondi e poi passano a quello dopo così il spotify calcola uh, diciamo eh, il playing e, e gli dà la fee e passa a quello dopo quindi tutti gli algoritmi completamente drogati da, da queste cose qua sai che non lo sapevo questa cosa non lo sapevi poi ti mando un video ma il sistema malandrino c'è sempre stato comunque ragazzi cioè... Il, in, negli anni 60 in Italia quando si cercava di anticipare il singolo americano per vendere subito i dischi e prendere prima dei diritti oppure quando si facevano le classifiche sui giornali e, e non si sapeva mai mh, se si contavano quelli distribuiti o quelli venduti che sono due dati molto diversi <ride> e, quindi non mi, non mi stupisco di niente ma le stesse piattaforme di streaming stanno a fare queste cose eh. C'è cioè, Spotify stessa è venuta fuori poco tempo fa che delle playlist ci ha sguazzato abbastanza. <ride> no, Saluti da Nazza, Ciao, Nazza. vince e salve. Ovviamente Ciao, a me, e Rodolfo, no, ma ci sta, certo. eh. grazie no. Va, grazie, grazie mille. <ride> oh, ok, ragazzi, è un discorso, è un discorso incredibile. Cioè, veramente è veramente un discorso incredibile. Secondo me, andrebbe spaccato, spaccato in tante piccole puntate. Cioè, anche vedi il discorso di, di farla la musica, no? Allora, fa noi stiamo facendo la musica. Per quale motivo? Perché se dobbiamo stare nei parametri, ti dico da, da, da persona che vive di musica, se dobbiamo stare nei parametri secondo cui io vado a fare il chitarrista di qualcuno e quello mi dice, mi, mi metti il riff che nei primi 30 secondi deve spaccare tutto, io ci provo, sto là e ci provo. Se faccio la musica mia, probabilmente sono ancora libero di non farlo. Chi ascolterà l'una, chi ascolterà l'altra, boh, ok, ma di fatto. Di che stiamo parlando? Cioè, nel senso, stiamo parlando di nutrirci o stiamo parlando di vendere? Che sono due cose completamente diverse. Cioè, Io ricordo che all'epoca quello che mi piaceva poco mi interessava se vendevo o non vendiva. Cioè, e credo che chi ha fatto musica sincera poco se ne importava se vendeva o non vendeva. Cioè, nel senso, mentre parlavate mi veniva in mente, che ne so, i massivi attacchi. Io penso, quando i Massive Attack hanno fatto i primi dischi, i Radio hanno fatto i primi dischi, hanno dato una corrente, ma così come, come Bleach dei Nirvana, cioè così come tanti primi dischi, sono dischi usciti con uh, loro che ci provavano a fare delle cose, le etichette che investivano, eccetera, eccetera. Poi dopo abbiamo visto come tante band si sono modificate per via del mercato, eccetera, eccetera. Però, secondo me, nel momento in cui tu la fai, la musica la devi fare se, per, senza pensare a questo concetto ora c'è ancora qualcuno che lo fa sì ci sono tantissime persone che lo fanno dove li dobbiamo cercare? di sicuro non in radio di sicuro non nel mainstream quindi certo. discutere del mainstream secondo me eh, lascia sempre un po' il tempo che trova ma come li cerchiamo? come li cerchiamo? questo è il punto il concetto è il mainstream è fatto per il mainstream cioè io non penso che ci fosse, finché la barcava, lascia andare, ci fosse qualcosa di estremamente poetico. No, Dalla cioè, cioè. finché la canzone cioè, insomma, va bene. Però se negli, negli anni addietro andavo a dietro, cioè in quello stesso periodo, quando andavo a cercare Demetrio Stratos, piuttosto che un cantautore, un attimo meno legato a certi parametri, a, mi imbatteva in qualcosa di bello. A posto. Come faccio oggi a io ti, <ride> ti, dico, ti dico come faccio io oggi a, a volte resetto Spotify cioè nel senso che cancello proprio l'account tu non mi conosci più io incomincio a cercare cose ex novo tu mi consigli altre cose un e, po que, questa è la tecnica Enrico Santa Caterina Enrico Santa Caterina mette cose a caso in maniera tale che l'algoritmo un po' si, si incasina e, e poi riparte Esatto. Altra soluzione che io non, non riesco ancora a fare, ma veramente credimi: è una questione di, di, po, di scarsa voglia mia, nel senso che in questo periodo la musica è più con, una cosa di conforto che non una cosa di ricerca. Però pure quello so fasi, quindi figurati, si, si dovrebbe fare come si faceva all'epoca. Cioè, nel senso, io non sono informatissimo in questo senso, però immagino che, come all'epoca, c'era Metal Hammer, come all'epoca c'era, lo so. Già, uh, già, ci saranno delle fanzine online. Ci saranno dei gruppi di ascolto online e magari tu ti metti in condizione di farti consigliare da appassionati di quella nicchia dischi e poi volontariamente te li vai a cercare. Cioè, secondo sì. me è così. Io, per esempio, eh, sai beh, che ho trovato per esempio una trasmissione fighissima. che però ve la devo cercare e ve la devo linkare in cui loro prendono i jazzisti tipo ho visto questa puntata con Michelle che ho scoperto si dice Michelle un DJ ocello che è questa bassista cantante insomma che metà degli anni 90 faceva alternative hip hop quindi faceva questo por là vedi cioè questa era una jazzista che faceva hip hop e che pian piano è entrata in questo loop africano bla 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 bla, insomma questo è personaggio quotatissimo comunque l'hanno intervistata e l'hanno accompagnata in un negozio di dischi con un budget lei comprava i dischi. E io mi sono andato a, a beccare tutti i dischi su Spotify che lei comprava e ho scoperto tante cose fighissime. E secondo me, è un po' come il tuo cugino che ti, che ti suggeriva il disco. Oggi ci sta, secondo me, il forum che ti suggerisce il, ti suggerisce il disco, la, lo stream, che c'è insomma, la trasmissione, come questa che ti suggerisce il disco. Secondo me c'è possibilità di farlo. Io per esempio un consiglio, cioè questo è una, un canale YouTube che ho scoperto girando ovviamente, casualmente, che eh, si chiama KXP, Ke, Kexp, quindi bellissimo. Eh, ecco, ma io lì veramente sento de della musica meravigliosa di tutti i generi musicali, penso che sia tutta musica indie e non so nemmeno la nazionalità della, della community quale sia. Però, sostanzialmente sono questi, queste, queste band, questi artisti che suonano dal vivo nei, nei loro studi. Meraviglioso! Cioè, veramente sento sempre delle cose particolarissime, molto belle. Ma pure Tiny Desk Tiny Desk, pure esatto, effettivamente. Sì, che si può trovare di tutto. Lo, quadrato, scrivo, lo scrivo in chat, eh. mentre è inquadrato, buonasera a tutti, piccola nota fuori tema. Forse, è bello ritrovare Rodolfo su YouTube. Grazie, Alessandro. Grazie Alessandro. Sì, Hai scritto? Io. Tiny Desk. Okay. Tiny Desk, vi metto pure il link del, del canale YouTube che conosce. Pure Salvo, eccolo qua. I canali ce ne sono, eh. Ce sì, ne sono... E tu... e il, il problema è che mette... effettivamente come, come è difficile veramente trovarli perché c'è veramente di tutto. Quindi. Io sono un po' no. caustico su questa cosa, nel senso. Per me la non è dove li trovo. E se hai voglia o oh no. no. E guardare infatti, guardarsi allo specchio. Guardiamo. È, a monte. Esatto. è a monte. Se tu, sei affamato, se, tu se tu sei affamato, e parlo proprio di fame da cibo, vai a sì. rovistare pure nei cassonetti, ma devi mangiare. È certo. la stessa cosa, se sei affamato di musica li trovi i canali, ti ci sbatti e li trovi, non è una cosa che puoi fare in 20 minuti o in 15 minuti o in 10 minuti, perché in quel momento sono con la mia app di streaming e mi metto a vedere i dischi nuovi. Questa roba non porterà mai a niente. E chi è appassionato per la musica è in ricerca costante, non lo fa, lo vive tutto il giorno, quindi oh. tutto il giorno tu stai in vari canali, hai vari è come una spugna sobria e da varie parti ti arrivano input, sì. poi siti ci sono, mi viene in mente Album of the Year mi viene in mente Metacritic, mi viene in mente Upcoming v Vinyl, per chi gli piacciono i vinili, eh, che aggiornano costantemente, ti fanno scoprire cose nuove, ti dicono, ti fanno anche delle recensioni un po' più, un po' meglio di altri o comunque recensioni utenti un po' come mh, Rotten Tomato no, recensioni utenti rotte, mh, e recensioni critiche però il discorso principale è se tu, se una persona si aspetta di scoprire cose nuove, e queste persone sono di solito quelle che difficilmente si mettono alla ricerca di cose nuove e criticano tutto a prescindere e devono scalzare per forza il capolavoro beh, stanno sempre a confrontare le cose, confrontare ogni disco di che sentono con quello che loro ritengono musica figa. Se queste persone aspettano che in dieci minuti, sfogliando una, un sito, un'applicazione, scoprano cose nuove. Allora, lasciate stare cioè, di, do, dal cuore sentitevi i rischi della vita perché don, okay. non, non siete neanche partiti non siete neanche a come si, come si dice in Formula 1 a, a, al garage <ride> <che cazzo si> <ride> <dice>? <ride> <ride> ai, ai box, no, box <ride> ai non, box, non ma... siete neanche ai box non è che siete, credete di essere in pista ma manca ai box se siete arrivati manca il casello dell'autostrada per arrivare a Imola cioè, È quello il, la, per me la fondamentale e... Di mezzi ce n'è, raga cioè riuscivamo noi vent'anni fa con un negozio di dischi del paesello e 5.000 lire al massimo per comprarsi una rivista al mese, riuscivamo ad ascoltare un botto di dischi. che certo. adesso se non riesci a trovare le strade, eh, però, eh sì. però ci vuole pelo sullo stomaco, ci vuole mettersi lì e rompersi le balle e farsi anche a volte digerire delle cose che all'inizio non ci piacciono e bisogna capirle. Questo è un altro problema. Ancora sì. io ho 45 anni. Ci sono delle cose della musica che io devo capire, mm. devo capire, non sono in grado di capire tutto solo perché ho ascoltato tanta musica bella nella vita. Ma mai, non si finisce mai di imparare. È no, vera no, sta no. cosa. Sì, ma poi no, no, a me è successo esattamente quello che hai descritto tu con un disco di Scott Henderson, <ride> <con ride> un po' box. Scusa, ho letto. Sono... <ride> Sono, sono andato al negozio di dischi perché avevo sentito parlare di questo Scott Henderson. Volevo ascoltarlo, quindi c'era un, un disco appena, appena uscito, Well to the Bone. L'ho comprato, arrivato a casa, dopo cinque minuti di ascolto mi è venuto il mal di testa. Proprio mi sono tolto le, le, le cuffie non l'ho voluto più sentire però poi giustamente come dicevi tu avevo speso i soldi, il disco l'avevo ho detto ma quasi quasi faccio lo sforzo lo vado ad ascoltare è diventato uno dei miei dischi preferiti oggi quindi effettivamente questa pratica di cercare di capire le cose senza schippare subito al, alla cosa successiva è fondamentale Beh. e poi un'altra un riflessione proprio su quello che dicevi tu salvo sul fatto del tempo cioè impiegare del tempo a fare nel, nel ricercare eccetera eccetera il forse un'altra un cosa che è cambiata drasticamente oggi è proprio il, i supporti con cui noi ascoltiamo la musica ovviamente perché è, è anche la concorrenza che c'è a fronte di questi supporti perché io mi ricordo c'è cioè, che eh, eh, tutti quanti avevano l'impianto stereo a casa e comunque sederti sulla poltrona ad ascoltare musica era un, un po' come si fa oggi, che si, 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 si guarda Netflix, si sta davanti al cellulare, insomma, no? Cioè, una volta ci prendevamo davvero del tempo per ascoltare mm. un disco, oggi invece questa cosa è sempre più difficile perché tu sei lì col cellulare, hai attaccato Bluetooth allo stereo della macchina, fai partire una cosa e non... Non, non c'è quel, quel momento veramente di, 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 di svago, ascoltando musica sostanzialmente. Sì, Poi e... ti dico sì, e no, nel senso, alla fine, io l'impianto vero me lo sono fatto ora che sono grande. Poi avevo quello di mio papà, ma chiamarlo impianto era non era un impianto. E quello io considero adesso un impianto vero e io ho vissuto la maggior parte della mia fruizione musicale. Eh, Diciamo prima dell'Avent, prima dei CD, ma anche col CD in realtà, anche col CD con lo Walkman. Il Walkman, lo Walkman, sta cosa, eh? come cazzo lo vedi? E il lettore CD portatile, comunque, oh, sì. questi sono stati i miei due mezzi con cui ho vissuto più nella mia vita. Ancora la musica, se considero 45 se anni, e nonostante questo. Questa cosa non mi ha mai spostato la ricerca, l'attenzione, l'ascoltare un disco, eccetera. Eh, manco col CD. Col CD si sì, si skippava, però rimanevi sempre nell'ambito del disco, eh? cioè nel senso lo skippavi da un disco all'altro, sempre là stai per sì. skippare le canzoni. Ma... <ride> e, quindi nel senso, sicuramente il formato ti obbligava, partendo dal vinile ovviamente, no? questo è chiaro anche la cassetta era una rottura di palle uh -huh. andando indietro perché poi c'erano speso dei sistemi okay, che dietro, si beccava il silenzio tra le canzoni se il disco ci aveva il senso un disco progressive impazziva <ride> 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 mm, però ecco diciamo secondo me eh, il, il... Non bisogna, ecco, mettiamola così. Non... Io, quando la gente mi chiede consigli sugli impianti, vinile, eccetera, raramente non... cerco quasi di non incoraggiarli perché è veramente un mondo difficilissimo. Salvo, ti è crollato il volume del microfono improvvisamente. Aspetta, ecco. ora va? Eccola, direi di sì. Abbiamo di, di tutto e di più. <ride> Quindi, no, dicevo, è un mondo incasinatissimo, però, non vorrei che passasse questo fatto di. Eh, Dover per forza tornare al formato, cioè ti devi ascoltare il vinile perché così avrai più attenzione sul disco. Ritorno a essere caustico come prima. L'attenzione sul disco: o ce l'hai o non ce l'hai. Punto. Eh, raga, è così, è così. Anzi, hai tutti non, i dischi non, che sono favolette, quelli che non ce l'hanno, si comprano il giradischi economico, ovviamente per iniziare: compro due, tre dischi, 10, poi si rompono le palle e restano là. Non, questo è. no non è il mezzo è vero, vero non è il mezzo no, assolutamente. lo era ma non, non vorrei che fosse oggi no, oggi oggi no, no cavolo <ride> speriamo di no. No, no, no è il mindset è, proprio, è solo una questione di mindset quanto tu, hai ragione e quanto tu vuoi ricercare quanto tu ti vuoi applicare a fare quella cosa Assolutamente sì, assolutamente sì chiaro Guarda, allora, c'è una cosa che volevo dire all'inizio, scusa Leo, poi poi mi zitisco perché parlo. No, no, paradosso. no, è Che il titolo di questa live è Hendrix è morto, ma la musica è più viva che mai. E la cosa che è paradosso, la cosa che mi piace sempre dire, è che alla fine proprio Hendrix eh, è uno degli argomenti che eh, mi fa suscitare sempre un po' di, 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 di pesantezza, perché mi viene costantemente parlato dal punto di vista chitarrista, però Hendrix cazzo la cosa più bella che ci ha lasciato è la sua evoluzione musicale musicale la cosa, per, per dire <ride> è, 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 non tanta gente che, della nostra età che dice noi ascoltavamo Henry che ne parla di questa cosa Stanno sempre a di che bello l'intro di Little Wing ecco. <ride> <ride> Guarda, io penso al Miles eh, vabbè, Miles va. Miles non so se cioè, si vede eh, Miles cioè, sul mio braccio. Ogni, ogni eh, disco well. era una rivoluzione, <ride> ogni disco era una rivoluzione. Fino ad arrivare all'ese jazz. Cioè lui ci ha lasciato con Up che è l'inizio dell'ese jazz. Ragazzi, Punto è questo sembra qua, fosse cioè... la moglie di Regan no? che gli disse che lui l'ha incontrato io ho disse, cambiato io... la musica sette sì, volte sono, no. sono la first lady lei chi è? cosa ha fatto? io sono Miles Davis ho rivoluzionato la musica almeno 5 o 6 volte <ride> no ma quello, quello è il discorso Cioè, anche chi sta là vedi succede lo stesso nel jazz ma credimi succede lo stesso nel reggae Io sono stato anni nel dub nel reggae mi piace oggi maggiormente cioè, ascolto tanto metal e tanto reggae ma c'è lo stesso identico discorso eh, ma i dischi di Lee scratch perry ma i dischi nemmeno i whalers perché sono troppo commerciali ma hai capito i dischi di papa cosa sì, ma cioè, ragazzi basta cioè voglio dire ma gli stessi cioè lì scratch perry poi ha prodotto cazzo sono massive attack piuttosto che tutta una serie di cose lontanissime dal lab cioè pure lì Comunque, so, so che c'è so la possibilità su alcune piattaforme di fare le playlist collaborative. Cioè ci si unisce in 8-10 persone, ognuno che ascolta generi diversi, e si fanno le, le playlist tutti insieme in maniera tale che ognuno va ad ascoltare cose che normalmente uno, non ascolterebbe. Grazie, ChatGPT, per. Per uh, darmi queste dritte sì, <ride> allora, c'è sempre il vecchio, il vecchio discorso del, del cugino: del cugino che ti, musica, che, ti musica, che ti fa sentire la musica, cioè pure là, hai capito? Pure la soluzione di io sto in chat con questi che mi suggeriscono i dischi, ma o me li suggerisci tu, o me li suggerisci l'algoritmo. Il problema è sempre io poi che me ne faccio di quel suggerimento, e eh certo. Se sì, sì, qualcosa del suggerimento te ne devi fare, se no se ti danno il suggerimento e poi non ascolti. Guarda, sì, sono gli arpeggi, se vuoi suonare l'arpeggio sul quarto grado dell'accordo maggiore hai questo effetto qua. Ah, oh, wow! Sono collezionista <ride> di nozioni, ma <ride> stessa cosa. Ah, sai che quello ha messo ah, ha fatto il jazz e ha messo la cosa della trappa. Ah, bellissimo! Yeee! Yeah! Eh, poi <ride> Attela ascoltato. È, molto, è un discorso molto attivo, è come dice Salvatore. Cioè è proprio così: è un, è un discorso attivo, devi essere attivo in quel senso. Devi cercare devi, 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 devi. dove cerchi, boh, su internet, dove cerchi, boh, ci sarà l'amico appassionato, boh, ci sarà. Così. Questo riguarda anche i musicisti che fanno musica, secondo me, eh. La, soprattutto qua in Italia. Abbiamo un approccio molto conservativo. In altri paesi non ce l'hanno, in altri paesi vanno a cercare sempre la novità e quello che c'è di buono nella novità, ovviamente, non è che si prendono tutto, però se trovano qualcosa vanno su un'altra strada e provano un'altra strada. E quelli, una che cosa... e quelli che cambiano qualcosa sono quelli che, che se ne infischiano altamente. Cioè io in Italia ho due esempi, ora vi possono piacere o non vi possono piacere. Matteo, che è uno che non se ne è mai importato di me, secondo me, è cioè uno che ha suonato così e è andato in quella direzione, e Daniele Cottarlio. Sono, sono i due che a un certo punto hanno detto, signori cari, ma sapete che c'è di nuovo? O forse non l'hanno mai detto consapevolmente, semplicemente hanno sentito che dovevano andare in una direzione. Ma io oggi se sento i dischi dei chitarristi, il mio è il primo, ok? Il mio è il primo. Di riga, sembra tutto quanto uguale c'è un'oscillazione di personalità, ma non c'è mai uno che si è preso un rischio vero. Un rischio vero io per prima. Eh, io per prima. io il massimo rischio che mi sono preso nel mio disco è mettere i loop fatti col Commodore 64 e metterci un mm. po' di elettronica. Che <ride> Beh, però è un bel risultato, eh, eh certo. capirà. Ah bah, a me è piaciuto eh, okay, no, ti ringrazio però il punto è, il punto è la vera rivoluzione la fa chi si prende il rischio noi siamo, siamo estremamente conservatori noi chitarristi ancora di più ancora di più noi chitarristi italiani ancora peggio non me ne vogliono i colleghi voglio bene a tutto quanto lo sapete però stiamo ancora a parlare dopo anni e anni e anni delle note veloci e le note lente ragazzi ma guardate la musica, la musica, sì. la musica, ma chi se ne frega? ma Infatti secondo me il punto di questa trasmissione quando venne concepita nel pub era proprio questo qua, cioè sì, beh, bello tutto, belle le views, bello ti faccio vedere la solo, figo, bello metto mille, mille, note al minuto, tutto a posto, però cioè, a me arriva Satriani col suo tema da canzone pop e continua ad emozionarmi. Ma non perché suona mille note, perché ma io la mi differenza. canto i temi sì, perché sì, mi canto sì. i temi. Perché mi emoziono. Gli standard sono giganti Sono materiale che noi rivisitiamo, vediamo, studiamo, eccetera, eccetera. Perché sono canzoni con delle mie melodie. Cioè, tu qualsiasi cosa fai, stai là e canti. Lives. ma Io, da io, da, cioè, io mi così, sento. Io mi sento sotto attacco, vedi? Fanni, la mia compagna. Ah, ma vedi quanta bella gente è una vita che prova a dominare il toro perché lei ascolta jazz ma e vedi? quindi <ride> non riesce a mi Sono accerchiato, guarda, devo per forza iniziare, non c'è niente da fare. No, ma che oh, le... se... Scusami... Uh, uh, no, no, no. Uh, Teardrop Samonfai. Filen. Feeling... Cioè tu c'hai quell'intervallo che... Bam! Ma secondo te Massive Attack attacca? Ma quanto se non portava di farti sentire mille, mille note o quello come com era bravo a programmare i sinto, come era bravo a fare quella cosa? Cioè, no, lì, È, non certo. Beh, e è una scena musicale. Eh? Ricordiamoci che ogni disco, ogni, ogni stile musicale e cultura è, è, è un luogo preciso, è un tempo preciso, esatto. persone. Cioè, è... Esatto. Cioè, non è che noi stiamo quando ascoltiamo un disco, possiamo valutare il disco solo così per la musica, poi spesso noi quando compriamo una cosa estera solo strumentale, perché spesso in parole manco che capiamo e <ride> dobbiamo inserire il disco in un, in un momento storico o in un momento vita dell dell'artista dell dell in, in un tempo, in uno stile cioè, se no è inutile, eh, se no, è eh, come giudicare un'opera d'arte del 500 o del, o del 300 o dell'800 o del sì. 2000 con lo stesso metro e eh, senza contestualizzare niente. Cioè, eh, di che stiamo a parlare? Mi, mi stanno venendo un sacco di idee malsane stasera, aia, aia. perché diciamo sul nostro server Discord dove ci troviamo per parlare delle dirette, delle cose che facciamo. Uh, stamattina nel, nel, nel corso degli ultimi giorni ho scritto un bot no? che fa tutta una serie di azioni. Una delle azioni che ho fatto stamattina è stata quella di uh, chiedere a, alle persone che sono dentro il server qual è la, la, una canzone che li avvolge e li fa sentire al sicuro. È successo l'inferno, tutti hanno cominciato a scrivere i pezzi no? e, e me io me li sono andato ad ascoltare tutti, effettivamente è una cosa bella e colgo l'occasione perché di Nazareno dice: si, potrebbe, eh, si potrebbero fare delle sessioni di ascolto guidato su Discord. Tra, tra gruppi di appassionati. Questa è un'idea sì, sì, sì. molto interessante. È una cosa che sarebbe figa da fare, Nazza. Molto. Poi la organizziamo Bene. anzi. No, una guida ci vuole sempre. Io colgo l'occasione, lo, metto il link al server disco così se chi vuole entrare può saltare dentro. Okay? E poi alla fine della diretta solitamente noi ci troviamo di là a parlare un pochettino, a discutere, eh? ci sentiamo, insomma, commentiamo, però ecco, una guida ci vuole. Beh, per esempio, nel jazz già lo ascoltavo avevo iniziato, però un certo tipo di jazz che adesso non è che lo ascolto tutti i giorni. Il jazz frio d'avanguardia, eccetera e ho molta selezione perché delle cose veramente non ci riesco neanche io, però ho un, un amico, un musicista di questo genere musicale molto bravo, mi ci ha guidato dentro, come mi ci ha guidato? Non solo parlandomene, facendomi capire delle cose, ma andando ad ascoltare lui, vivendo quindi live certe cose, piano piano mettile le ancorine o accendi le lucine, uno come, come lo vuole dire, e capisci dove ti puoi aggrappare altrimenti In senti me. un Albert Tyler o un altro attivista o, o un disco di Free anche di Coltrane ti butti dal ponte dopo 30 secondi eh, poi non è detto che ti deve piacere per forza, magari ti fa schifo lo stesso e ascolterai un'altra cosa di Coltrane ascolterai Giant Steps o Ballads però, oh, balance. però balance. Mh, il punto è che se c'è una cosa tu devi cercare di aggrappare le, 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 mettere le ancorine, io dico sempre così perché è la cosa che, che, che mi sembra più chiara e cercare di, di fare un disegno completo per te. Poi, alle volte funziona, alle volte non funziona, però, questo senza una guida esperta o una guida di situazione, non per forza una persona anche un momento di un luogo che tu frequenti non lo so, un locale frequenti a un certo punto il mercoledì, fa questo tipo di musica che ne so, fa il me mi fa cagare che è il drama and base, mercoledì c'è il drama and base dopo un mese che lo ascolto sempre l'avevo sottovalutato delle cose mi piacciono, ecco così, però ci vuole c'è bello eh, a volte dipende anche tanto dalla tua fase di crescita eh. Cioè, per esempio io tante cose le ho capite da grande non, non riuscivo proprio a capirle da piccolo, non ci riuscivo proprio e ci sono ancora tante cose che non un po' per timore reverenziale un po' boh, per altri motivi probabilmente non, non mi viene nemmeno di, 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 di mettermi l'idea ad approfondirle quando sarà il momento io Hendrix per esempio l'ho scoperto tardissimo che già suonavo già, cioè, sì, e, mi sono andato Questa a cercare perché io non, non, non lo capivo, non lo riusciva. Cioè, quando sei nato, che il primo chitarrista che senti è Kirk Hammett ok? E poi Skolnik, eccetera, eccetera, dice Hendrix. Eh, che che, che fai? Ma ovviamente giustare, lo contestualizzi, dice, guarda, e questo l'ho fatto 30 anni prima, dice: Wow, però magari in quella fase a 16 anni, 17 anni non te ne frega niente perché sono poche note, tu vuoi più note, e poi magari da grandi quindi, ci torni. E ci sono tanti parametri ragazzi secondo me ci sono tantissimi allora. parametri in ballo se mi aspettate un secondo vi, vi prendo un disco che è stato uno dei miei più grandi errori della vita cioè di, averlo, di non averlo capito all'inizio arrivo eh Intanto saluto Carlo Cimino ciao Carlo bassista contrabbassista fortissimo Il quale condividiamo pure anche un attributamento ai Genesis per cui abbiamo fatto un concerto ultimamente Comunque, sì, vabbè, un'altra domanda adesso la, la diciamo pure a salvo, no? Perché una... Eccomi, eccomi, sto arrivando. Sì, diciamo Vabbè, uno... vabbè vai, vai tu, vai, salvo, vai. Ora, oh! eh, Stili Den. Eh. Mamma mia. Allora, ma io ma quando, ero ragazzo, quando ero ragazzo, in realtà no, non diciamo cazzate, fino a un po' di anni fa. E anche grazie a un amico, grande fonico, Andrea Pellegrini, che mi ha istruito, anche Tommy Bianchi, in realtà. Tutte e due grandi, uno di mastering e uno live. E, ah. ho considera consideravo gli stili den per ascolto disattento, la classica cosa che viene detto spesso quando vedi nei commenti anche sui social, musica da ascensore, per dirla proprio brutta. Cioè quella musichetta che tu se inizi a sentire una canzone di stili dice dici eh? la più grossa cazzata che ho fatto nella mia vita. Quando mi sono messo lì e li ho ascoltati davvero, c'è una maestria delle soluzioni musicali, delle cose dentro le canzoni degli Stri Dan, anche della più semplice, che non è mai semplice, che sono pazzeschi, sono i miei gruppi preferiti. Assolutamente, confermo. Questa è stata una delle mie no. più grosse minchia, tant'è che mi sono comprato questo disco e mi è costato due reni in edizione speciale. <ride> perché infatti non... Ma so ci, sono, sono... ci sono gli stili dentro compressi, messi? Sì, in... probabilmente sì. Un rene di Sfidena. Sì, proprio un rene di cioè, Tanto tra loro non servivano più E quindi ecco, tra... si fanno grossi errori di valutazione, quindi attenzione. Tra l'altro c'è una trasmissione bellissima. Eh, la trovate su YouTube. Ma dove eh, lo eh, sta portando? Lascialo lì, ascolta. C'è dove... una trasmissione meravigliosa di... C'è questa trasmissione di VH1 in cui Donald Fagen praticamente riapre tutti i mix di Asia, di questo disco. Tutti i mix. Okay. Apre tutti i mix e fa sentire tutte le singole tracce. A parte, voglio dire, il personale che c'è qua sopra... Cori c'è un momento, Michael McDonald, uh, Lenny Carlton. Ci sta Danny Diaz, credo uh, sì, Bernard Bordi alla più, batteria. Cioè, ci stanno una serie no, ragà, di cose, una serie cose pazzesche. E lui apre tutto. Ma non leggo queste stronzate, che solo così si possono chiamare della musica d'ascensore sopravvalutata. Questa è la parola sopravvalutata quando si parla di musica dovrebbero mozzar la lingua a chi la dice. <ride> che è, una, è di un'arroganza <ride> sopravvalutata da chi? da chi, di chi sei tu per dire che è sopravvalutata no, gente vabbè lasciamo stare <ride> c è, c è, in questo disco c'è una solo ragazzi c'è una solo di Wayne Shorter proprio su, su Asia pari solo l'assolo che ha fatto che ha fatto cioè, Wayne su... Shorter è il periodo penso dei Wither Report quindi Là, cioè, sì, sì. non è che si metteva a fare musica da ascensore Wayne Shorter <ride> <guarda>. <ride> no. Guarda, Shorter uh, quando, quando morì io pubblicai tre assoli di Shorter che secondo me sono, in, cioè non c'è verso di passare avanti. Questo dice, c'è cioè un assolo che lui fa su un pezzo che si chiama Tulle di John Scofield, che è un disco di uh -huh. Scofield tutto fatto con chitarra classica e fiati, una cosa razziata. e lui fa questo assolo. E poi c'è un altro, non mi ricordo il pezzo di Pino Daniele, ma lui fa un assolo su un pezzo di Pino Daniele che... che Squarcia proprio, squarcia proprio e, e, e quindi cioè, no, giustamente non penso che Shorter si sarebbe messo a fare musica d'ascensore no, no. ma non lo è, comunque, è infatti musica d'ascensore e vi raccontavo loro aprono, a un certo punto aprono, dove sta ascensore ci può vivere ma serie, <ride> loro aprono questi aprono questi, questi mix e a, certo, a me la cosa che ma, mi ha colpito mi ha lasciato proprio a terra è le tracce sono le tracce di coro qui ci sta non mi ricordo su quale pezzo credo blackout big blackout il primo pezzo dove loro aprono le tracce di, dei cori di Michael McDonald e ragazzi nastro no autotune no niente Michael McDonald quelle voci sono, sono il paradiso tu apri quella cosa e dici wow, ok a posto effettivamente questi però sono dettagli che a un primo ascolto per esempio pure vedi Senti, gli stili Daniel sono talmente fatti bene che le cose più complicate che hanno in, in termini di armonia, in termini di, di, di arrangiamento, te le fanno scivolare addosso. Che se tu sei distratto, non, non ti rendi conto del fatto che quelle cose sono così perfette. Quando ti ci fermi un secondo, per cui ecco il ritorno al discorso di fermarsi e fare attenzione, dici, ma non è, cioè, non è possibile. Non c'è un cambio che ti aspetti in tutti i dischi, non c'è. Un cambio che tu ti aspetti, cioè l'accordo non segue mai un, un altro accordo come tu te lo aspetteresti, non, non c'è mai una soluzione. No, ragazzi, è però, ma pure i dischi di fag mettere... da solo. Eh, ah, sì, vabbè, c'è cioè, The Nightfly, eccetera, eccetera. Vabbè, ovviamente: Chiriad... però ti devi mettere lì a ascoltare. Quello è il punto. La sentenza a prescindere ci. Ci frega, ci frega. Io ne sento tante di sentenza precedente. Faccio due esempi batteristici che mi sono venuti in mente tutti e due sullo shuffle. Uno che è Break on dei Doors e l'altro è Rosanna dei Toto. Ecco, chiedete che se ne leggono di, di, di queste band, di tutti i colori ovviamente, perché tanta gente purtroppo apre la bocca. Poi andate a chiedere a un batterista vero, professorista forte, se queste due cose sono replicabili facilmente e ti dirà che probabilmente sono tra le cose più difficili ma più difficile anche di un pezzo di batteria metal ah. Rosanna poi ne parliamo cioè quello solo porcaro poteva fa così cioè, um, che è, tra l'altro l'ha preso quello da che, quello che fa con quella precisione l'ha preso da pardi cioè, cioè l'ha preso dai dischi degli stelliten l'ha ha solo diviso uh, diversamente la metrica cioè nel questo senso non che... lo sapevo sinceramente sì, sì, sì. Sì. quello si chiama quel, quel gruppo si chiama il, il il par di Shuffle che però lui cioè che porcaro uh, credo che abbia raddoppiato il charleston o dimezzato qualcosa insomma ha fatto semplicemente una variazione al bar di, alla... anche il lavoro che fa sul rullante è pazzesco, pazzesco comunque il punto è questo poi vi ricollego a quello che stavamo dicendo prima e vi, vi do anche questo vi lancio questo amo cioè l'evoluzione che noi facciamo dicevamo un po', un po qualche decina di minuti fa L'evoluzione non è lineare, prima di tutto, e non è in, nel complicato. C'è questa credenza che evolversi vuol dire ascoltare sem musica sempre più complessa, sempre più... Invece no, invece no, quello che paradossalmente è più semplice nel senso che arriva prima, eh? non, ti ripeto, gli stridelli non sono semplici, però arriva prima di un brano di matematical, metal o di qualche altra cosa. E questa cosa è anche una cosa con cui dobbiamo fare i conti, cioè cercare di capire che non è una sfida a essere più bravi, essere più intelligenti, ascoltare musica sempre più perché fa figo, puoi dire che tu hai ascoltato quella musica lì. Io discipline eh, dei King Crimson, è chiaro che adesso lo, lo ascolto, magari non tutti i giorni, ma lo ascolto, lo ascolto con piacere, ma se me lo chiedevi vent'anni fa, o ti mentivo... E ti dicevo che mi piaceva per, perché dovevo essere figo, perché magari tu eri un musicista più bravo e non ti potevo dire di no, ma mi faceva cagare perché a me garbava The Court of Crimson King con tutti quegli baroccamenti e cori e cose belle e progressive. Dici bene, non ci capivo una sega io quando lo ascoltavo, mentre oggi riesco a capirlo. Diciamo che è una rete quella che si crea, non è un percorso lineare. e basta sul zitto, giuro no, è proprio in quest'ottica qui se, secondo voi eh, nuoce il fatto di soprattutto in italia di avere questa divisione netta questa ghettizzazione tra generi musicali ma pure dal punto di vista didattico conservatori corsi pop corsi jazz corsi di musica classica tutte queste divisioni nette che creano chiusure, tra virgolette, cioè in altre parti del mondo è anche così come, come la vedete questa cosa. Guardi, io ti dico per la didattica, in altre parti del mondo, io vengo da una formazione americana, nel senso che ho studiato al GIT di Los Angeles, il GIT era strutturato in una maniera molto semplice. Tu avevi le classiche che erano uguali per tutti, quindi ci stavo io, che all'epoca suonavo, non suonavo all'epoca, eh, esigia, se si fatti qua. Il metallarone, cioè, tutti quanti tutti insieme. Poi, tutti insieme perché la formazione musicale è, è quella. L'armonia è uguale per me, per uno che fa metal, mm. e, <ride> e poi c'erano le electives. No? C'erano una serie di crediti che tu prendevi, e tra questi crediti che, che prendevi, c'era tutto quello che ti interessava. quindi mh, Non vedevi metallari nella classe di improvvisazione avanzata, non, non vedevi i jazzisti nella classe di metal. Secondo me, questo tipo di approccio, almeno per la didattica, è funzionale. Io, per esempio, nell'accademia faccio così: ho i core classes, che sono corsi che non, non hanno uno stile, cioè, è, è, è la base su cui tu costruisci tutto il resto. E poi c'è la chitarra funk, il blues. e Credo che dovrebbe essere così in generale. Ma ti parlo della formazione, sì, della formazione perché è un discorso anche di linguaggi diversi da apprendere, che ovviamente ci sono delle, delle differenze, però S assolutamente sì. Però, Molto spesso Dio... fra, fra i musicisti la cosa che noto io è che se uno suona jazz allora gli altri, altri generi musicali li schifa oppure se suona, suona rock allora il jazz non va bene. Cioè non sono tutti come Salvo che arriva con la maglietta di Ozzy e poi ci guarda lo, lo sai, io facevo questa, facevo, questa, questa facevo questa considerazione con Christian De Cicco che è questo mio amico che ho conosciuto al GIT con cui studiavamo all'epoca le cose di Scofield, stavamo molt, molto sulla stessa linea, dopo 25 anni l'ho trovato che è diventato gezzista gezzistissimo sai quelli là proprio gezzistissimi e effettivamente c'è una, una grossa differenza tra le scuole di pensiero italiana che è molto legata a quella dei, europea, va? piuttosto che italiana che è molto sì. legata a quella all'idea del conservatorio, di conservare proprio, e l'idea americana e lui mi diceva guarda quando io sono passato dalla formazione americana in cui cioè voglio dire tu hai citato scott scott era uno che quando tu gli dicevi suoniamoci un blues ti guardava e ti diceva no che palle perché dovevo andare a sperimentare a fare cose qui al git soprattutto più sperimentavi più eri fico più facevi cose acide più eri fico ok sì. e lui mi raccontava che io sono sempre rimasto un po' in quella direzione là, cioè nel senso che quando suono le cose per me cerco la nota strana, il suono strano, cioè, eh, ma perché fondamentalmente non mi sono mai legato stilisticamente a qualcosa. Lui che invece si è legato stilisticamente al jazz ha conservato la mente aperta perché la formazione è quella, però mi ha spiegato proprio questo, mi ha spiegato noi veniamo da una... una una cultura della didattica che è legata al purismo, è proprio legata al purismo. Cioè io faccio jazz, io faccio musica classica, non, non mi permetterei mai di improvvisare. E vengo formato così da, 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 quando, da quando sono piccolino No, ma guarda, credimi, non è né un male né un bene, perché io lo vedo per... nel reggae, no? per esempio, pure il reggae, il reggae ha questo tipo di puzza sotto il naso. Voglio dire, al, al contrario di quanto si possa pensare, no? c'è cioè, chi fa il dub, c'è chi fa lo stepper, c'è chi fa questo, la, la. allora se tu contamini un po' che metti il rullante in un certo modo, la cassa in un altro modo, allora sei troppo pop e ti schifo, cioè è così. Noi ce l'abbiamo perché veniamo da secoli di questo tipo di formazione, ma va, guarda, va benissimo che ci sia, perché altrimenti tanta roba andrebbe persa. Cioè, va benissimo che chi fa il jazz manouche, sta la chitarra scassata, vestito in un certo modo, va benissimo perché quella cosa deve essere preservata e conservata. Mostra a chi ci si interfaccia e alla forma mentis è di chi ci si interfaccia quanto vuole limitarsi perché comunque ti limiti, non ci stanno a cioè di fatto ti limiti, e quanto invece dici: Ok, sì, tutto bellissimo, però io voglio suonare la chitarra elettrica con le dita così. Eh, eh. <coughs> Oppure voglio prendere un groove drum and bass e ci voglio suonare gli accordi del pezzo di Miles. Non è né bene né male, capito? Cioè, secondo me 50-50, non ci vedo. Visto che parlavamo di didattica, vince, vince. chi è che non ha visto mai l'Academy di Vince è quel ecco link. Ah, grazie, grazie, grazie. prego eh, che, Capito? Quindi secondo me. Sì, sì, oh, no, no, chiarissimo il tutto, zero. Salvo invece, che cosa, che cosa ci dice? Perché tu ci hai parlato un po' è... più dal punto di vista didattico, dal punto di vista pure dell'ascoltatore, invece. Ci... Scusate, bevo ogni due minuti, ma devo no, fare quello litri d'acqua li abbiamo... al giorno, Anzi, quindi be... mi Leo, capisci, ha firmato su ma... di te proprio. È una nel questione momento. di salute, quindi lo devo fare. Eh sì, 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 no, proprio. Damn. <coughs> No, io dal punto di vista didattico ovviamente non sono un insegnante quindi mh, non ho un'esperienza diretta, però diciamo che concordo con tutto quello che ha detto Vince, noi europei abbiamo questa mentalità derivata dalle accademie classiche molto, mh, molto quadrata che si riflette anche in certe accademie di jazz o in certi ambiti del jazz, però non ho mai capito perché, perché privarsi di stimoli esterni, però... E soprattutto dove, dove vuoi andare a parlare, cioè farai allora super bene quello che è già stato fatto se pensa uno come Herbie Hancock o uno come Quincy Jones che ancora oggi continuano a eh, trovare, cercare giovani per andare a fare musica con i giovani per prendere qualcosa di nuovo cioè, si facessero due domande queste ecco, cioè, vabbè, comunque. una cosa che mi fa sorridere però eh, su tutta questa cosa è vero che la formazione musicale in Italia quella mh, scolastica della scuola pubblica diciamo è sempre stata abbastanza terribile poi c'è cioè, chi ha avuto magari quell'insegnante che era un po più sveglio però fondamentalmente contava meno di, 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 dei disegni di arte o di educazione fisica ecco eh, sì, e, certo. mh, però una cosa che mi fa sorridere è sempre questa cosa del Ora come stiamo? Io mi ricordo mio ex insegnante di chitarra, lui era anche musicista eh, posso, posso giusto fare, visto che hai citato questa cosa, sì. dare questo dato che in Italia attualmente possono insegnare nelle scuole medie, sostanzialmente, solo i diplomati in musica classica. Eh, non, non esistono classi di concorso per uh, altre... Giusto, giusto come hai dato, non volevo perché stai parlando Guarda, di questa... Hai fatto, hai questa fatto benissimo... Ha fatto bene a dire questa cosa perché è in linea con quello che ti, ti dirò adesso. <ride> lì, esatto, che mi raccontava: lui ha fatto il conservatorio di Firenze fino agli anni 60, inizio anni 70, quando a Firenze venivano a studiare da Tokyo. Ora andiamo noi a studiare a Tokyo, e, probabilmente. E mi diceva che i conservatori, già all'epoca per, per dire, eh, sono stati mh, devastati da quando i direttori d'orchestra non potevano più insegnare, cioè c'era la divisione dei ruoli, no? Quindi chi era direttore d'orchestra, famosi, desati, cioè tanti, tanti, non hanno potuto più avere le di più insegnare ai conservatori. E, e lui mi diceva che eh, iniziavano ad avere maestri, eh, in quegli anni lì, poi non so se dopo è cambiata la cosa, che non, 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 non avevano l'esperienza che ovviamente avevano gli altri. E quindi per far capire, perché dico, per racconto questo aneddoto, per far capire che eh, c'è sempre stato... Uh, qualcosa uh, di problematico di, fo di, fondo, di fondo quindi noi siamo abituati qua al maestro <ride> io mi ricordo quando ho iniziato a suonare la chitarra non c'erano tutte queste non c'era niente per quanto riguarda la scuola e poi non c'erano tutte queste accademie ci sono adesso meravigliose meno male ci sono uh, o erano agli inizi non mi ricordo lizard sì lizard c'era eh, forse St. Louis non mi ricordo quando è stata fondata, però insomma non c'era tutto quello che c'è oggi alla portata di un musicista, ora penso a, a, al chitarismo. Sì. Però ecco, insomma non è una situazione secondo me molto facile e soprattutto non tutti possono secondo me insegnare, ma non perché non sono bravi, perché insegnare ci vuole eh, sicuramente una predisposizione a capire qual è il talento dell'allievo, secondo me e eh, in musica questa cosa può facilmente tagliare le gambe a, a chi vuole fare musica e, e secondo me è molto più facile eh, sbagliare facendo perdere passione per la musica che... quindi bisogna stare molto attenti su questo, su questo tema secondo me, cioè, credo che Vince ve lo può insomma, confermare non è, non, è, non è per niente facile fare l'insegnante perché è una responsabilità grossa e non tutti se la prendono. Ma come non tutti gli insegnanti in a scuola si prendono responsabilità de, de... Ma guarda, vedi, per esempio, ci sta... Io notavo questa cosa. Allora, L'attitudine alla ricerca, l'attitudine a tutta questa cosa che stiamo dicendo. No? Anche rispetto allo studio della musica. C'è una sorta di alibi. Ok? Io faccio... Ma deriva... questo deriva dalla formazione, cioè dalla didattica scolastica. Proprio... Parlo di il modo in cui tutto è impostato dalle elementari, dall'asilo, forse dall'elementare, eccetera, eccetera. C'è l'alibi di chi comincia a suonare, soprattutto la chitarra, perché la chitarra è uno strumento molto facile, molto alla portata di tutti: molto grafico. Quindi, capite, abbastanza Portatica. schematico, Porta tutti pensano, la gran parte delle persone pensa che. Faccio l'esercizio, sono diligente con gli esercizi, quindi suono, quindi so suonare. Faccio l'esercizio, sono diligente con l'esercizio, quindi saprei suonare gli esercizi. Non si disturbano ad andare a ascoltare cose. È la stessa dinamica, ma perché è, secondo me è talmente umana come dinamica la non ricerca, la non crescita, no? Mi faccio sempre questo dico, ma tu leggi e impari a memoria un dizionario, questo non si vede, tu sai parlare. Che sto scrivendo un libro. Ma che cos'è che, cos che ti sei perso nel frattempo? Cioè, perché hai preso lo strumento in mano? Perché io suppongo che tu prenda lo strumento in mano perché ti piace quel mondo, ti piace quella cosa, ti proietti, ti immagini a farla e non puoi farne a meno, Rispetto al fatto di nutrirti anche di ascolti, giusto? Ma questa cosa è cioè, la passione delle, delle, delle persone, fa sempre così, sistematicamente. Poi arriva un punto in cui tu devi riprenderli e devi portarli su, perché so, siamo formati. A pensare che io ho una passione fortissima, magari ascolto i dischi, conosco un sacco di belle cose, voglio provare a riprodurle quelle cose, l'unica forma mentis che ho devo fare gli esercizi. Faccio gli esercizi, mi accorgo che. Non succede niente, cala la passione rispetto all'ascolto, alla formazione, eccetera, eccetera. Cala la passione rispetto allo strumento, oppure se sono molto schematico come persona, cala la passione rispetto agli ascolti. però io sono sicuro nel mio boxettino che tanto se faccio le pentatoniche prima, prima o poi imparerò a suonare. Questa è la forma mentis di tutti e succede a chi suona, così come succede a chi non suona. Perché, <coughs> vabbè, ma tanto ci sta. Spotify, eh, vabbè. E io tanto ma mi, mi sento la bellissima, di fare, la sto sentendo la musica. È una, è una cosa che è molto, è molto più profonda. Cioè, va anche oltre la musica, va anche oltre lo strumento. Siamo formati a pensare che se dobbiamo approfondire qualcosa, dobbiamo studiare quella cosa. E invece, stiamo parlando di arte e dovremo semplicemente appassionarci come dei bambini, andare lì a cercare. Oh, che bello! Disco! Aspetta, oh, che bello! Come questo esercizio! E non lo facciamo, non lo facciamo perché. Mm. Perché siamo formati in un certo modo? Che poi voglio dire, non è sì. nemmeno male, cioè, nel senso, l'arte è, è anche la dissacrazione di un certo. Cioè, dire, se abbiamo fatti i musicisti, l'abbiamo fatto perché non volevamo fare gli impiegati probabilmente. Se abbiamo studiato la chitarra, l'abbiamo la, fatto perché quella cosa era l'ideale di trasgressione, perché volevo essere figo con la chitarra in mano, perché, per una serie di cose, perché era il mio sogno da giovane di ribellione, perché volevo essere alternativa e poi pure quella la, c, 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 tendiamo a inquadrarla in dei parametri che sono l'anti-arte esercizio, sì. la noia bla 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 bla, bla. così come l'ascolto su Spotify e vabbè sempre i soliti dieci pezzi e eh, vabbè ma io non so dove andarmela a cercare cioè tutto deriva dal fatto che c'è un misunderstanding che non c'è la curiosità c'è un misunderstanding profondo rispetto al fatto che tu stai facendo una forma d'arte e l'arte per sua natura è ricerca basta è ricerca n non c'è niente che se non hai voglia di ricercare probabilmente non dovresti stare né a studiare la chitarra né a porti il problema che, che musica ascolto non c'è più musica non faccio né fa un'altra cosa <ride> cioè, no, oppure guarda ieri guardavo vivi a diversi livelli no se tu vuoi vuoi imparare la chitarra per le spiaggiate, e che ti dice ah, vuoi ascoltare uh, musica e vuoi ascoltare sempre quegli album perché torni dal lavoro stai incazzato e vuoi entrare nella tua comfort zone come uh, le palline del, del Pluriball ti danno no. godimento eguale no. quel suono ti danno... bene, benissimo. Però a quel però punto non rompere le scatole a trap non rompere, rompere le scatole piedino... eh, ecco, a trap non è il piedino dove non, non ti compete, è quello che dico io. Non di oggi è tutto merda perché c'è la trap, amore mio. A cioè uno così non so, non so neanche cosa rispondergli. È come quello d'arte che tutti gli artisti contemporanei fanno schifo, e nessuno è come Leonardo da Vinci. Ma che eh. gli devo rispondere? <ride> <ride> cioè, okay. Guarda, ieri guardavo questa intervista, um, Ric Beato ha fatto un'intervista a Steve Vai e Gio Satriani no? Così, che, due vai, così. Che, 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 che se ne dica, che, 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 che se ne dica, ok? Cioè, nella mia vita, se non ci fosse stato Steve Vai che oggi non ascolto più e che però seguo come persona, come imprenditore, ma soprattutto come, come, come cervello, io non, non avrei proprio nemmeno capito. Non, 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 qua, la non avrei fatto questa cosa, okay? e loro dicevano, questa, raccontavano di quando Steve Vai faceva lezione da Satriani, no? e, e del fatto che uh, Satriani diceva la prima cosa che diceva agli allievi era: la prossima lezione, vieni e devi sapere tutte le note sul manico della chitarra, okay? non c'è, basta perché, perché? Perché devi saperla quella cosa? Perché devi essere così. E, di, e diceva nel momento in cui a vedere, che bellissimo, nel momento in cui uno gli chiedeva, ma perché, ma che mi serve, che devo fare quella cosa, lui già sapeva che quella persona di lì a poco avrebbe, avrebbe abbandonato. Tu non ti devi porre il problema. A me una volta, non mi ricordo chi parlavamo di accordature aperte al chitarra, caffè, eccetera, eccetera. A un certo punto uno mi disse, scrisse questo commento e disse... Scusami, ma perché io dovrei imparare un'altra accordatura? Eh, frate, scusa, fammi capire. Allora imparate a fare l'addizione tutto a posto. Non è, non, è, non è matematica, pure là ci sarebbe da discutere. Tu stai lì perché quella cosa ti piace. Ma quando imparerò? Ma quando capirò? Ma quando? Ma che può capire? Cioè, sono 40 anni che cioè abbiamo strumenti in mano e ancora non abbiamo capito sono 40 anni che, scopriamo, che sentiamo musica e ancora arriva quel pezzo hai capito, bel su Spotify e tu dici oh. eh, ma, ragazzi ma se non fosse così ma che senso avrebbe tutto la vera, no, domanda, è la vera domanda è sempre... perché no scusa, perché no sì. sì e tira una riga anche su certe cose eh, non sta sempre a confrontare, non sta sempre a riportare tutto a quello che noi crediamo che sia il bene. Primo perché non è vero, no, no, secondo credo, cioè il bene perché e, per noi, per uno dall'altra parte del mondo, magari no. E, e poi perché così è una battaglia per, persa in partenza: è veramente la zappa su piedi, cioè. sì. sì cioè un po' hai capito come, come stare lì dice io mi sono sposato vabbè tutto a posto mi lascia andare pancia cose. Eh, eh, sì. sì, un, 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 pochino, un pochino lo è Cioè, lo fai, lo, fai per lo fai per imparare gli arpeggi lo fai per, per, per metterti una donna in casa cioè il parallelismo è quello là lo fai per imparare le pentatoniche e quindi quando hai imparato le pentatoniche tutto a posto basta Hendrix basta quello e basta quell'altro o lo fai perché quella cosa ti piace e non vedi proprio la fine cioè anzi meno male che non la vedi perché così sei sempre motivato ma non ti annoi certo ma certo sì sì no ma io ti ripeto cioè faccio fatica anche a entrare in certe dinamiche dinamiche perché non capisco neanche le domande a volte o, oggi eh, no, non, non ci sono più dischi come uno dei Zeppelin. ma che vuol dire cioè, cosa vorresti in realtà? Cosa, mi, cosa stai chiedendo al mondo? Cioè, stai chiedendo un, un altro disco di Led Zeppelin con un, le, i, i brani un po' rigirati che però più o meno sono quelli? No, non c'è un altro eh, disco no, di delle... ecco, eh beh, grazie. C'è quello, signore. è inutile un altro. Cioè, non non mi arriva questa informazione, quindi tu, tu vuoi quello e ascolta quello, ah, già... vai, vai, vai. perché devi venire a rompere le palle alla, alla, alle altre cose. Poi i problemi del, nel mondo musicale, uh, se ne potrebbe parlare, non è che è tutto rose e fiori, per l'amor del cielo. Però da qui a, a tirare una riga su tutto e dire la musica bella è, è già tutta stata fatta, no, la musica che piace a te è già tutta stata fatta. E eh, questa è la differenza. <ride> Direi. assolutamente sì. Eppure, guarda, pure in quel senso là, cioè se sei un po' attento, no? La musica degli anni Ottanta, l'Eir Metal e tutta quella storia lì, ebbene, è stata tutta fatta ed è tutta grandiosa, secondo me. Non ce n'è uno che ha sbagliato un disco in quel periodo, ok? Però anche oggi, se sei attento e vuoi andarti a cercare quel tipo di sonorità per semplicemente ascoltare canzoni nuove, e sei pure lì aperto. Non ti aspetti che ci sia un'altra suicida Mind, come non ti aspetti che ci sia un'altra. Eh, che cazzo ne so. Uh, poison. Prendete un pezzo a caso dei Poison, ok? Uh, o dei motele crew o di quello che sia, C ci sono tante band che continuano su quella linea. Quindi se vuoi ascoltare roba nuova in quella direzione là, cioè, anche in quel senso là, sei ipocrita. Perché ci sono tanti chitarristi che suonano uguale. Cioè, uguale. Tantissimo ispirati ad Hendrix, quindi non è nemmeno il legame a quel modo di suonare, a quel tipo di musica, a quel tipo di arrangiamento, a quel tipo di comunicazione è semplicemente cat Si è fatta vecchio, basta, e non hai più voglia <ride> di andare avanti. Ah. Scusate, ragazzi, è. è così, sì, sì, sì. È, ecco. eh, è... se io oggi mi sento, ma se io oggi mi sento gli Steel Panther, ok, non so quanti di voi conosce gli Panther. Gli Steel Panther. Sì, sì. Gli Steel Fanno air metal, si vestono come degli, degli air metal. Il chitarrista è spaventoso, il cantante è Dio, cioè, secondo me è lui, <ride> uh, Cori Taylor, è il cantante degli Alter Bridge. Chissà, cioè, quelli sono, eh, però, hai capito, eh, però non è appetite for distraction. Sei ipocrita, sei, sei semplicemente ipocrita. Sì, Perché sì, sì. ti vuoi ascoltare vuoi stare comodo con la copertina sulla poltroncina e vuoi che tua moglie ti porta la zuppetta di latte? Eh. Ospizio, via, ciao. l'unica cosa che può accadere è che ritrovano qualche nastro perso dove due o tre pezzi di appetite for destruction, magari dello stesso livello, sono stati persi all'epoca e te li ricicciano fuori. è un'operazione commerciale. Ma no, ma dico, se no non ha senso chiedere una cosa del genere. No, ma infatti, succede questa cosa. Mari diceva vuole un'altra Notte Stellata c'è già Notte Stellata, te lo vai a vedere a New York che guarda, cazzo. leggi Greta Van Fleet non mi veniva il nome, Greta Van Fleet arrivano i Greta Van Fleet eh vabbè, però non so Arriva sono la coppia eh però non sono. non sono esce il pezzo postumo, il disco postumo di Jimi Hendrix eh però è un'operazione commerciale perché hanno fatto ospizio cioè, ospizio, basta Sentite, ma invece, che ne pensate di questi delle insidie dell'intelligenza artificiale sulla musica? Sarà la fine? Per me, ho, scusa, ve velocemente, poi per me è una rivoluzione totale che non ci stiamo accorgendo. ci cioè, accorgeremo cioè, fra dieci anni: <ride> no, no, <ride> no, no, molto, molto meno. È più della rivoluzione di internet per me. Cioè sarà una botta, scusami. tra qualche anno ce ne accorgeremo quando veramente scusami. si attiverà nelle cose quotidiane. Non adesso, ah, Adesso vi, o, ora, ora, mentre voi parlate, vi faccio vedere una cosa dopo, così una cosa giusto per introdurre l'argomento. No? Eh, se... ho... Ah, scusami, no, dovevi continuare. No, no, pensare... no, 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 no. Vi, vi faccio vedere solo una cosa perché, da un po' di tempo a questa parte c'è un'applicazione nuova che e fa paura, è incredibile. Vai, vai, amici. No, eh, stavo ragionando su questa cosa. Allora, il concetto di rivoluzione, il concetto di innovazione, il concetto è un concetto secondo me prettamente umano, cioè è legato a una sensibilità, ma l'algoritmo fa quello che vuoi. E la butto lì un po' da panico. Guardo Sanremo, mi rendo conto che ci stanno 5 autori a scrivere 30 canzoni. Ovviamente 30 canzoni sono tutto quanto uguali, giusto? Dividiamo redi, per, sì. 3, 5, 6 x 5:30, 6 canzoni uguale a 1, canzoni da tutti, aprono, in tutti aprono. Tutti aprono l'AutoTune, per cui la pasta timbrica delle voci, al di là dell'intonazione, proprio la timbrica pss, 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 se la senti filtrata dall'AutoTune, ma quella roba là, con tutto il rispetto, o la scrive la I o la scrivono una persona 30 pezzi. Ragazzi, sì. <ride> sì, sì, sì. cioè a me. Che mi vado a girare, che, che mi diverto a sentire il pezzo di Angelina Manco, perché mi diverte, perché mi piace. Quel pezzo non è la musica che mi cambierà la vita, è la musica che sentirò con mia nipote per divertirmi, ma o no, la scrive Nai o la scrive Pinko, o la scrivo non è quella la musica che fa la differenza, non so se mi spiego. Assolutamente. Almeno dal mio punto di vista, è... sì, direi, direi che la musica che fa la differenza, non la scriverà la I, vi, vi faccio vedere un attimino le insidie. No, questo è un sito che si chiama uh, Suno, ok, Suno AI, che tu praticamente gli scrivi di cosa vuoi parlare, no? Gli puoi scrivere anche tutto il testo, tu gli scrivi il testo e lui in tipo in tre minuti ti tira fuori una cosa del genere, no? Cioè, tu, Questo è totalmente generato dagli AI, eh? Cioè, lascia stare la stupidaggine della... Però ci siamo, eh. Questo è devastante, è ragazzi. È, è bellissimo. Ma sì, è però... Ma perché ovviamente gli hanno fatto uh, memorizzare migliaia di pezzi radiofonici che vanno forti? Eh, quello ne, ne sputa fuori uno ogni tre secondi. Eh. Ma almeno male almeno si libera spazio. Almeno non ci dobbiamo <ride> preoccupare di fare sta roba. Sì, <ride> sì, 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 sì. Sai questo a chi toglie tanto lavoro? Almeno attualmente sta succedendo, questa cosa. I, quelli che producono le royalty free, cioè la musica. Uh, sì, 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 lui, tipo quella che abbiamo come sottofondo, sottofondo. <ride> lì sì. ha tagliato tanto. Ma perché, ovviamente, quella non era musica che avrebbe fatto la differenza, certo. Cioè, pure là, a me una canzone del genere non mi piace come suona. non mi. Non mi cioè, se, Questa se la via, non la cantano e la suonano. È una canzone che... Cioè, io mi metto qua, lavoro, me la sento e mi diverto. È divertente, sì, sì, sì. Assolutamente sì, però ovviamente non è quella che mi rimane in mente, non è quella che mi fa cambiare vita, non è quella che mi... Ma per, per il senso sì. che deve avere una canzone del genere, va benissimo. Ma probabilmente nel momento in cui... Invaderanno il mercato anche con queste robe, poi ci sarà la difficoltà di andare a capire cosa è stata fatta veramente, cosa è stata fatta dagli AI, ma, diventa eh, complicato. Eh. Io, però, penso che sia sempre tutto ciclico: nel senso che poi alla fine ritornerà anche la, la, la musica, un pochettino anche nel mainstream. Ne abbiamo parlato tanto, ma ritornerà anche un certo tipo di musica perché poi la, ci si stanca delle cose. Cioè ci, 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 ci si è stancato del rock, ci si è stancato, stancati dello swing, ci si è stancati di tutto praticamente. Quindi, poi alla fine certe cose passeranno anche insomma. Bella dopo, no, no, non, 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 si, non si può sempre andare verso lo, il super orecchiabile, verso il super eh, scontato, eccetera. Eccetera. Poi a un certo punto qualcosa succederà. Secondo me. Vabbè, sono speranzoso. Beh, cioè vabbè, sono... Ma mica, 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 uscirà solo questo, cioè, parallelamente esatto. continuerà a uscire Carte Rose e Winkel, diranno eh, certo, darci, certo, infatti. Sono molto possibilista rispetto a questa cosa. Po potrebbe anche succedere che dopo che, che mi hanno fatto tre anni, quattro anni di pezzettini fighetti così orecchiabilissimi a me venga la mancanza di sentirmi un intro di 25 minuti e quindi torno il progresso. Sì, ma ma noi, noi oggi abbiamo parlato della trap, ma la trap già sta passando, voglio dire. Cioè, nel senso, se, 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 ah, nella musica sì. continua ad esserci alcuni elementi, però è, è già una cosa, un fenomeno che. Sta già cambiando, diciamo. È cambiato sicuramente. È, è cambiato cambiato, già bene. Raga, che dite? Siamo già un'ora e quaranta quasi. Direi che ci siamo proprio infilati in mezzo a questa cosa. Veramente bellissima. A parte il discorso degli ascolti, insomma, i consigli che avete dato. Poi, sì, in effetti a volte mh, ci si rende conto che è un po'. Si... Per lo meno io ogni tanto noto questa certa pigrezza, pigrizia nell'andare a, a ricercare, approfondire, approfondire, anche perché comunque le cose da approfondire sarebbero veramente tantissime e, e diventa un po' difficoltoso a volte, nonostante sia una passione sia una cosa bella, però capisco che è, che è complicato. Eh. L'ultima cosa che, però, voglio certo, dire sì, è che sì. questa cosa: no, mh, io, per esempio, la, la critico nel momento in cui ripeto, metti quel piedino e mi vieni tu, non tu, ovviamente tu sì, per, sì, sì. a raccontare come funziona la musica. Che fuori è tutta una merda, eccetera. Mm. Per il resto. Ognuno cerchi la propria soddisfazione. Io, anch'io, a volte, anche l'altro giorno è successo e mi sono messo ad ascoltare con, con l'impianto, ma comandandolo con l'app, con lo streaming. Avevo veramente, ero veramente finito. Non, mentalmente, non sarei riuscito a seguire qualcosa di nuovo. E nelle cose che magari vado a spulciare io, e mi sono messo la mia comfort zone con della roba anche ed estremamente banale a volte, eh? cioè senso, però è banale nel senso trita ritrita per me. Però va bene, cioè nel senso eh, la musica... Sì, che sì, però chiaro, sono, sono periodi te anche, te sono te fasi. Sì, C'è quella fase in cui sei in scoperta, in ricerca. Sì. Siate onesti con voi stessi, io dico solo questo. Sì. <ride> bene, raga, e, spero che siete beh. stati bene. Vai Rodolfo, Benissimo. vai. No, no, diciamo, siamo, se la tenessi siamo, 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 della siamo, 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 di siamo, 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 No, che ti permettono un po' di, 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 di metterti anche in discussione e dire ma io sto facendo la cosa giusta ad ascoltare sempre le stesse cose faccio la cosa giusta a non andare verso cioè vabbè ora ormai è un po' un meme il fatto che tipo a me non piace il jazz no cioè io eh, ogni volta che si parla di jazz io tipo mi metto così le solite battute eh. Eh, però probabilmente è un limite eh. cioè forse questo limite adesso Sarebbe opportuno scardinarlo e, ed andare oltre. Insomma, ma ci sono tante vie di mezzo eh, per avvicinarsi. Sono a 45 anni, se no quando, quando devo cominciare ad ascoltarlo? Quando non ci sento più, cavolo. <ride> ma guarda, c'è tanta via di mezzo. Cioè se tu passi tempo ad analizzare, ci sono un sacco di chitarristi che prendono, ma il primo è Govan, ok? Uh, c'è tante credo lui un disco solo ha fatto che poi non è un disco solo, dei pezzi che ha suonato per GTC, mm, sì, dove sì, lui sì. Suona, suona diversi stili tra cui suona delle cose alla, alla stile Dan Carlton, meravigliose e, e se tu usi quello come veicolo o per esempio i dischi un po' più particolari di Lorero, no? Vedendo, ti parlo di, di uno che viene dal metal i dischi sì, di Skolnik, sì, sì. dei Testament lui ha fatto un sacco di dischi jazz, cioè Capito, c'hai un po' di comfort zone perché dici: Ok, questo non mi farà mai del male perché il chitarrista un, detesta. Un distorsore eh, c'è e, e da lì, pian piano da vicino. Luca, te guarda. Luca Terra, per esempio, è un, è un buonissimo punto di unione. Luca Terra è un ottimo punto di unione perché lui c'ha tan, tanto fraseggio jazz in un contesto che è abbastanza lontano dal jazz. Uh, ma ce ne sono tanti 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 tantissimi no, guarda, anche uscendo dal chitarrismo se penso a Mike Patton che va da monocane ai fantomas cioè, cioè, <ride> come lo inquadri Che <ride> mor anche lombardo stesso tra l'altro il batterista ha fatto un po' Deve di fanno cioè. ce n'è da invecchiarsi praticamente ad ascoltare tutta la roba che c'è eh, sì. sì, no, ma si impazzisce <ride> Davvero, Bene, ragazzi, dai. Allora, le... vi dico, intanto grazie, le... ragazzi, eh, perché grazie, eh, grazie eh, oh, no per a voi, per... ragazzi, proprio gli, gli ospiti per noi. Per noi, per noi. Per è un assoluto privilegio, insomma, per le, di here, assolutamente. Assolutamente adesso. Niente, ci salutiamo. e Per chi ha voglia, ci vediamo sulla, sul server Discord. Andare a continuare a parlare della, il, della il, diretta. Il link uh, ce l'hai a portata di mano dell'invito? buttalo butta, Credo butta. di sì. Aspetta di sì, <ride> sì. Eccolo qua. Lo spammiamo. E ci vediamo di là. Ragazzi, buona serata. Alla prossima. Buon Grazie. Grazie mille. Ciao. ciao. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.